Allora, un momento prima che facciamo cazzate. Allora, il filo lo tengo qua, benissimo. Allora, sì, andiamo. Dunque, come riprendo le maglie? Così, allora, tenete conto che io già, mentre riprendo le maglie, fermo il filo. Subito, così togliamo il pensiero. Prima maglia ripresa, questa vabbè, ovviamente va da sé, è la prima maglia, non è che la posso fermare da nessuna parte. Ok, prima maglia ripresa. Avete visto dove ho messo il ferro? L'ho messo nella prima catenella. Voi avete una catenella qua che vi guida per la ripresa delle maglie. Queste sono le maglie da riprendere. Vi faccio vedere perché allora la prima. Allora, io ho qui una catenella, ma la prima subito attaccata al ferro la salto. Quindi riprendo dalla seconda. No, scusami. Sì, giusto. Seconda Una, rosa. 2, 3, 4, 5, 6. Quella con la Quindi ho maglia. 6 maglie da riprendere. La prima la salto, come si diceva. Riprendo il filo. Riprendo la prima maglia, che poi scusate, la seconda sostanza. Vedi, prima saltata, vado a pescare nella seconda. E riprendo la prima maglia, estendendola così. Da questo momento in poi io comincio già a fermare il filo. Infilo il ferro per la seconda maglia. Questo per me è il capo da fermare, butto dall'altra parte. Questo per me è il capo con cui si lavora. Quindi, ripresa la prima maglia, devo riprendere la seconda. Il ferro è già puntato così non mi va da nessuna parte. Come prima, porto il filo sopra, porto anche l'altro, lo porto dietro e a questo punto estraggo la maglia. La successiva la estraggo senza fare niente, come se la lavorassi a diritto poi, no? Di nuovo metto il ferro, porto il filo sopra, porto quello di lavoro, lo porto indietro e estraggo la maglia e la successiva di nuovo la estraggo senza fare niente. Stessa cosa per l'ultima catenella, porto il filo sopra, porto quello di lavoro sopra ed estraggo la maglia. A questo punto basta, nel senso, allora, per come si dice. For the purpose, cioè per lo scopo del momento, a noi ci basta, però potrei proseguire anche come faccio d'abitudine, anzi facciamolo. Io di solito proseguo fino alla fine del filato colore principale, quindi ho ripreso 6 maglie, dicevamo che lavoriamo sempre su multipli di 16, adesso ne lavoro 10, quindi lavorata una normale, di nuovo sopra, dietro, normale terza maglia. Sopra, dietro, quarta maglia, sopra, dietro, sesta maglia, sopra, dietro, ottava maglia. E poi a questo punto non lo faccio perché? Perché tanto sarebbe libera nel vuoto, rimarrebbe lì questo perché cioè, non avrebbe senso, non serve a niente. A questo punto io da schema che cosa devo fare? Torno indietro, riprendi 6 maglie, 10 diritti, volta il lavoro senza fare niente. Quindi riporto subito il filo in posizione, pronto per tornare indietro, volto il lavoro, un passato diritto, 14 diritti, 1, un passato, 1, 2, 3, 4. E qui faccio il mio primo avvolgi gira del modulo, quindi un replay giusto per passo la maglia da sinistra a destra. Nel girare il lavoro passo direttamente il filo nella direzione sul dietro del lavoro e ripasso la maglia su cui ho fatto l'avvolgi gira sul filato di destra. Pronto la base per il successivo modulo e dietro già filo fermato. Cioè, vuoi mettere? Va bene così. Va benissimo, fammi vedere, gira un po'. L'hai fermato il filo? No? E perché qua il capo dovrebbe essere qui insieme al tuo lavoro? No. Tu sai perché? Perché l'hai fatto ad ogni maglia.